Ciao ragazzi, ciao, bentornati. Insomma, siamo tornati dopo la pausa estiva con Top Planet, con Top Land. Io vi saluto e niente, buon rientro a tutti. Primo video della nuova stagione, ovviamente parliamo di calciomercato e soprattutto del calciomercato, solamente calciomercato Juve, con dunque un riepilogo veloce di un calciomercato a cui io darei un bel 10. E vi spiego perché molti hanno detto che mi ha mancato il centrocampista. Io dico che la realtà è che la Juve prende Pjanic come primo sostituto di Pogba. Vedo Pjanic come sostituto di Pogba nel ruolo principale di mezzala. Poi io credo che il mister abbia pensato di poter sostituire Marchisio con Pjanic, ma a quel punto saremmo coperti perché comunque c'è Lemina, c'è Asamoah, c'è Sturaro, insomma abbiamo giocatori che fino a gennaio ci possono tranquillamente sostituire eventualmente un piccolo acciacco, una squalifica o quello che è. Per cui io non sono così convinto che il centrocampo sia scoperto, anche perché Piazza si può adattare. Ho visto Pjanic può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, quindi non c'è problema. Abbiamo ripreso Cuadrado, che è un acquisto eccezionale secondo me questo, perché è un giocatore che oltre ad avere una duttilità tattica importantissima ed essere fortissimo nel suo ruolo, aveva anche una voglia di tornare, e questo è fondamentale, perché quando c'è la Juve dentro come c'è la Cuadrado puoi dare sempre di più di molti altri giocatori. Abbiamo preso Higuaín. Quando prendi un giocatore che ha fatto 36 gol la scorsa stagione e prendi un attaccante di sicuro affidamento e che ha già segnato un gol in questo avvio di campionato, un giocatore che magari è ancora un po' appesantito, ma è di sicuro uno dei top attaccanti, se non, 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 probabilmente non è il migliore, se la gioca con Suarez comunque, insomma siamo lì. E poi abbiamo preso Daniel Alves, che è uno dei migliori terzini del mondo, e abbiamo preso anche Benatia, che ovviamente Benatia stiamo parlando di un giocatore che fino a 2 anni fa era titolare della seconda squadra d'Italia. Quindi assolutamente un giocatore di sicuro affidamento. Devo dire la verità, mi incuriosisce moltissimo vedere Piazza all'opera, perché credo che sia un giocatore di un talento eccezionale. Mi incuriosisce vederlo a pieno regime, perché ancora abbiamo visto solo a spezzoni. Mi piacerebbe vederlo, ma ci sarà occasione per vederlo a tempo pieno. E non vedo l'ora, insomma, che adesso il campionato, adesso sta pausa rompe un po' la colina che ci stavamo facendo per il campionato, no? Però ovviamente manca tra una settimana ricomincerà il campionato e non vedo l'ora che si rinizi a pieno regime, proprio perché voglio vedere una sorta di piccolo turnover per vedere i nuovi acquisti e vedere finalmente all'opera al 100% Pjanic, Higuaín, Piazza e vedere veramente la magnificenza che questa Juve può sviluppare, ecco, perché sono convinto che sia il mercato della Juve più bello di sempre, sono convinto che sia una delle Juventus più forti di sempre. Andiamo a cercare di conquistare tutto, non sarà facile, ci vuole, oltre alla grande squadra che abbiamo, anche quel pizzico di fortuna che ci vuole sempre nello sport, ma ci credo, ci dobbiamo credere tutti perché l'obiettivo è comune, l'obiettivo è alto, ma a questo punto con la squadra che abbiamo possiamo lottare per qualsiasi obiettivo. Vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, vi auguro il meglio che vi posso augurare, ci sentiamo col prossimo video, probabilmente post Sassuolo, a meno che non riesco a farvi quella sorpresa che avevo già accennato a Marcello su Higuaín Dybala e il tango argentino. Vi saluto dunque col prossimo video, alla prossima, ciao!